Sigla! Buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Okay. Io sono Ally. E io sono Auri. E siete su Ally Auri Channel. Come avete già letto dal titolo, in questo video vi faremo vedere le nostre cover per le AirPods o le InPods, insomma per le cuffiette Bluetooth. Perché noi siamo veramente molto solite a cambiare le cover delle cuffiette e anche perché ci è arrivato appena un pacco con le nuove cover. Sì, noi cambiamo la cover del telefono e la cover per le cuffiette, giustamente, perché ne parla solo uno. E quindi volevamo farvelo vedere. Dato che ce l'avete richiesto in super tanti, perché siete molto curiosi. Esatto. Allora, noi abbiamo due tipi di cuffiette. Ok, questo è il numero 1, che sono le nostre AirPods della Apple classiche, bianche, fatte così, che abbiamo da circa 2 anni e ci troviamo da Dio, insomma, le usiamo prettamente nel periodo scolastico, ad esempio invernale, per i tragitti oppure per fare la strada, appunto, o a scuola magari se dobbiamo ascoltare qualcosa nell'ora di inglese o di chimica. Esatto, usiamo loro e hanno porta simile ma in due cuffiette diverse. Allora, una piccola parentesi: tutte le cover che appunto troverete sulle nostre cuffiette AirPods / InPods l'abbiamo presa su Amazon e vi lasciamo qua sotto il link, perché noi ci siamo trovate super bene, sono Prime, quindi cioè voi le scegliete la sera, praticamente 2 giorni dopo. Esatto, ce le avete in mano. Quindi vi lasciamo qui sotto il link di tutti i portacuffiette e anche delle nostre InPods, mentre durante il periodo estivo utilizziamo, diciamo, le nostre InPods. Come vi abbiamo già spiegato in vari video, abbiamo scoperto appunto queste nuove cuffiette su Amazon che costano molto meno rispetto alle AirPods, e quindi anche ad esempio abbiamo portato in spiaggia, al mare, però praticamente dentro l'acqua. Sì, e sono ancora integre, vanno benissimo per il prezzo che hanno, noi ve le straconsigliamo. Appunto, costano 29,90 euro e sono acquistabili tramite Amazon. E sono colorate, al contrario. Ci sono di un sacco di colori. Allora, le mie sono rosa, strabelle. Intanto ci ho messo anche questo porta con la zucca di Halloween che Aurora ha sulle sue che AirPods. Tutti i miei compagni mi hanno stato adorato perché sono super belle, cioè ragazze. Anche queste prese su Amazon e vi lasciamo sempre il link. Mentre io qua ho la cover di Sally, che è l'amico di Mike Wazowski. Ma comunque non ci sono soltanto di questo colore, ci sono anche azzurre, blu e verdi, strabilline. Le nostre preferite sono ovviamente le gialle e le rosa e sono fatte appunto come delle AirPods. Sì, hanno la stessa misura, infatti tutti i porta delle InPods vanno bene, quelli delle AirPods. E viceversa. Si collegano molto velocemente, c'è un pulsantino e hanno le luci per cui si collegano molto semplicemente. La cosa bella è che vi diamo la possibilità, quando le ordinerete, farvele arrivare con la nostra dedica personalizzata. Quindi non sono su Prime ma sono su Amazon normale. Così vi possono contattare, chiedere il vostro nome e spedirvele con una dedica personalizzata by Ally Auri. Oh, comunque adesso bando alle dolcinerie, iniziamo con la sostanza. Prima vi faremo vedere quelle che possediamo di già e poi arriveranno quelle che sono appunto appena arrivate da La prima cover che abbiamo avuto in generale sulle, quindi sulle AirPods, è questa qui. Adesso la proveremo sulle AirPods, però. E sono tinta unita. Queste sono le uniche cover che non abbiamo acquistato su Amazon perché sono della Cellular Line. La mia è rosa antico, qui si abbina pure alle AirPods. Ed ha il gancetto attaccato così. Mentre le mie sono rosse, sapete quanto io adoro il rosso. E gialle, ragazze, sono hablo español perché è la bandiera spagnola. Nel senso, sono abbastanza carine, però molto molto semplici e molto sobrie in confronto a tutte le altre che dovremmo farvi vedere. Aspettate che the best is yet to come. Siamo gli amici inseparabili, ovvero Mike e Sullivan. Adesso li abbiamo messi sulle nostre InPods. Allora, il mio è Mike ed è tutto giallo, strabellino proprio. Ah, l'ho portato a scuola con le AirPods e i miei compagni di classe mi hanno tutti chiesto dove l'avessi presa, strabellino, ed è così con quella cosa. E ce l'ho anch'io, solo che Mike, Alice si è sbagliata, non è giallo ma è verde. E sì, è verdino. E ce l'ho ancora qua impacchettato perché io, raga, ho un debole per Sally, mi spiace. Ce l'ho anch'io. Però è un debole per Mike invece. Poi così ci completiamo. Abbiamo fatto vedere prima, abbiamo pure quella tela Halloween. Sì, anche se è passato, ragazzi, pensateci per l'anno prossimo perché siete già bella. Noi abbiamo tenuto infatti tutta settimana scorsa strabelline, appunto sono così. È un po' ingombrante la zucca, però a me però piace. Però almeno non si rovinano e le trovi subito perché sono giganti. E strabellina. E in più non puzzano, cioè sono strabelle, fantastiche. E arrivano in pochissimo perché sono su Amazon Prime. Ora che veramente l'avete stra mega adorata. Sì, Laura non sa neanche inserirlo bene, per cui si vede il giallo. No, allora, il problema è che, dato che non l'ho messo tantissimo, non si è ancora del tutto preso, perché essendo silicone si molla, però è stupendo. Stitch è fatto così con l'orecchietta, che io praticamente sto per rompere perché continua a fare così. Ma è super bello, poi secondo me il blu e il giallo ci stanno divinamente. E invece io non ce l'ho, quindi sono così.
Adesso inizia una collezione prettamente Ali by Auri, fatta solo di unicorni. Esatto. Perché noi abbiamo 8-11 anni, esatto, quindi viviamo adoriamo la vita sugli unicorni. Sono tutti diversi, per cui tutti fantastici. Ah! Allora, io ho 3 unicorni. Io ne ho uno perché ogni 18 anni una dignità. Allora, il primo che ho ordinato è questo qui, rosa, che è anche la prima cover delle Impods che ho avuto. Sembrano un po' gli occhietti di Chiara Ferragni così. Sì, è rosa come le Impods e appare così. È stravellino, ha il corno verde che stona un po', però tutto insieme è molto bello. E anche questo ha il gancetto. Molto, attaccare, sarebbe attaccare i pantaloni, ma è tamarissimo attaccare i pantaloni. Quindi nel caso di attaccare la cartella, se proprio. Mentre invece io sono un po' più strong, cioè non sto così sopra come Lelly, ma è l'unicorno gigantesco, cioè che è proprio... No, dopo io c'ho quello di gigantesco. Bianco col corno giallo come le mie Impods, ed anziché la clip, insomma il moschettone, questa cosa ma qui. È stracarino perché c'è la collanina di fiori. È una delle mie preferite questa qua dell'unicorno. Poi ho questa qui è davvero megalomane. Sì, è proprio taglia big questa volta, siamo andate giù pesante. Come l'emoji dell'unicorno degli iOS di qualche anno fa. È strabello, cioè è stragigante, è più grande della mia faccia. Cioè grande come un telefono. Ed è, questo è stupendo, proprio bellissimo. Praticamente il muso è grande come tutte le AirPods, ma va bene. No. Approvato, approved. Come ultimo unicorno invece questo è arrivato nuovo nel pacco di Amazon, è Lil, cioè... Scusate, come potevano ordinarlo lì la Lelly? Adesso andremo a provarlo insieme, per cui sarà un pochino piccolino perché si dovrà ancora smollare. Cioè non preoccupatevi se quando vi arrivano risultano un po' piccoline perché si deve smollare semplicemente. Ed è la Lilla, bellina, bellina. Questa qui assomiglia a quell'altra perché ha gli occhietti come Chiara Ferragni, dal corno stupendo questo, altro che verde. Stupenda, mi quindi ho provato anche questo. Dove ci sono arrivati, ma che purtroppo abbiamo cercato ed erano penso gli ultimi due pezzi disponibili. Non sono più disponibili, però ve li facciamo vedere lo stesso. Sono questi due uguali, ma diversi ovviamente come noi, perché non andiamo d'accordo neanche sul colore, ragazzi. Sono un po' come noi, praticamente hanno la zampetta del cane qui e le orecchiette da gatto. Sono fatti così. Io ho preso nero perché mi ricorda la Leila, la Alice l'ha preso bianco perché non le piaceva nero, giustamente. No, perché poi bianco si abbina meglio, secondo me, con il rosa. Tu appare così, strabel. Mi piace un sacco, e anche questa col moschettone da attaccare. Penso che sia più da gatto che da cane, però mi piaceva un sacco. Devono smollarsi un attimino, perciò, dato che sono nuove, risulteranno essere un po' piccoline. Super approvate. Grazie. Voi parlate con una che ha Charms di Winnie the Pooh. Sul Pandora. Quindi... abbiamo ordinato Winnie the Pooh. In realtà l'ha voluto anche Lelly perché le piaceva più il packaging che il pensiero dietro. A me piace di più il pensiero dietro. No, è bellissimo. Adesso lo andiamo a provare. Anche questo vi lasciamo ovviamente il link qui sotto. Ma di che stiamo a parlare? C'è appunto Winnie, che sono io Winnie the Pooh, con la petta. Anch'io ce l'ho, infatti è un pochino piccolino ma poi si smollerà. È strabello, ha un giallo super bello con la petta che è super spessa, per cui non ha il rischio di togliersi. Forse questo potrebbe essere un candidato mia preferita. Ah, ciao, la mia preferita. Molto, no, mio no, però molto molto bellina. Provato. Ho preso questa qua di Minnie, che in realtà l'ho preso solo io perché lei ci... Ti avevo preso un sacco di altra roba. Allora. Perché è super super carina. Aspettate che la apriamo. La parte questa sotto è strabella, non so che è il vestitino presa. Di c'è il vestitino di Minnie, che è super carino. E appunto ci sono le orecchiette, il fiocchetto e il vestitino di Minnie. Io adoro fare così con le orecchie, cioè, per aprirlo, cioè. Perché ce l'ha già la nostra mamma appunto di questa anche forma. Anche questa è super approvata, non è la mia prefe, però super super approvata. Ma adesso passiamo a quelle vere per cui abbiamo fatto l'ordine. Siete pronti a emozionarvi, quindi se siete in piedi, sedetevi. Sono quella da malata all'inizio, cioè... Ok ragazzi, premettendo che io non voglio sentire parlare di Natale, prima del primo di dicembre non ho resistito quest'anno. Cioè sono... meravigliose. Allora ne abbiamo prese 5. Partiamo da Zenzi. Io vi farò vedere Zenzi, è stupendino. Mentre io l'albero di Natale, che è quello più bello secondo me, però. E arrivano invece che col moschettone, che con questo anellino che è molto più bellino del moschettone. Con scritto Merry Christmas. Merry Christmas pure qui. Sono molto ciossi. Sì, perché da quello che c'è scritto in descrizione dovrebbero stare in piedi da sole. Carino. No ma raga, ma no, stiamo ma non mi sono storta mica. Ce l'abbiamo fatta, sono un po' rigide ma sono stupende. Cioè allora, queste qua per un regalo di Natale. Infatti sicuro ne compreremo altre, diciamo, per le... diciamo che ci siamo utilizzate come cavie per capire se fossero belle ma... e valide, ma lo sono. Intanto abbiamo provato e stanno su in piedi da sole, per cui fantastiche. Ah, il cappellino di Natale è stupendo. C'è altro che anello di Tiffany. Questo. Mentre invece il mio l'alberello di Natale, che è carino,
che appunto ha delle stelline gialle e la pedana gialla come le mie cuffiette. Posso e... dire che sono abbastanza ingombranti, però valgono assolutamente sì, la pena. Sì, questo qua secondo Veniamo. Me per una mia amica, ce l'ho già in mente, potrebbe essere il regalo di Natale. Però non perfetto. Ci fanno nomi perché non si può spoilerare. Sì, poi comunque non sono neanche tanto costose, secondo me, cioè io voglio andare in giro per sempre con un porta cuffiette a forma di albero di Natale, cioè anche a giugno, che me frega me. Sempre tema natalizio ovviamente sono un guanto, la Renna cicciona. E Babbo Natale, direi di aprire Renna con Babbo Natale perché fanno una bellissima combo. Questa Renna mi ricorda la Leila. Perché è il nostro cane. Adesso andiamo a provarlo. Vestiamo le nostre cuffiette. Comunque rigide rispetto appunto a. Però questi sono molto più piccolini. Sì, sono meno ingombranti, ecco. Cioè, ragazzi, pensateci bene a fare i regali di Natale quest'anno perché secondo me queste sono una bomba. Ma sai regalare le Impods più il portacuffiette abbinato? Cioè è una figata. Certo. Allora, questo è Babbo Natale, credo che sia il mio preferito di questi natalizi. È fatto così, ovviamente no, si apre. No, è bellissimo Babbo Natale. È veramente stupendo. Oh, stai pigliando sole così carino. Santa Claus is coming. È fatto così. Mentre la Renna cicciona che è stupenda. Che belle le corna. Sì, queste qua secondo me a furia di far così si romperanno. Sì, ma credo che tu debba togliere tipo le robe che ci sono dentro le corna. È stupenda, sempre l'anellino a forma questa volta di Renna, quindi ha due renne, la Renna cicciona e la Renna magra. Io ho finito con le mie portacuffiette e lei manca l'ultimo. Esatto, che è questo guanto super carino che adesso andremo a provare. Già in mente a chi fa i regali quest'anno, vi giuro che mi prenderò per tempo. No, perché più che altro è un regalo carino perché puoi personalizzarlo, ma è fatta così. Che secondo me ha del potenziale. No, no, è bellissimo, invece scherzone. Non sappiamo ancora se secondo voi è una calza, tipo quella da appendere al camino, o un guanto tipo una manopola. Si apre così, però è strabellina, c'è questo fiocco di neve veramente stupendo. Adesso abbiamo preso comunque, c'è un motivo. Abbiamo leggere le due preferite. Uno per le Impods e uno per le Earpods. A malincuore non abbiamo scelto quello di Natale perché per noi è ancora un po' presto. Ta-dan! Allora, io per le Earpods ho scelto Mike perché ce l'avevo prima, è rimasto il mio preferito in assoluto e appunto così. Cosa non potevo scegliere? Sono Winnie the Pooh perché la mia bambina di 3 anni in me è presente ancora adesso. Mentre per le Impods io ho scelto l'unicorno viola perché... Ah, abbiamo scelto entrambe l'unicorno! Ha sempre qua la bambina di 3 anni, spicca di più su quella di 18. Allora, lilla è veramente stupendo, mi piace tantissimo. Sì. Mentre io questo qua è gigante, bellissimo, proprio è liscio. Potrei farci un bello scrap. Il video termina qui. Speriamo tantissimo che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile per magari trovare spunti degli spunti per regali. O regali per voi stessi anche. Perché siamo egoistici, sì, vabbè. Fateci sapere qui sotto quali sono le vostre preferite tra quelle che vi abbiamo mostrato. E nulla, noi vi ricordiamo sempre che sotto trovate il link per tutti i colori delle Impods che arriveranno con la dedica. E anche tutte, diciamo, la maggior parte delle portacuffiette. Cover che abbiamo appunto comprato su Amazon. E adesso noi salutiamo 10 persone random scelte dal video precedente. Allora, partiamo da Maria, un bacione. Noemi, un bacione anche a te. Aurora, un bacione. Bellissimo nome. Alessia, un bacione. Alessia, un'altra Alessia. Sara, un bacione. Chiara e Giustina, un bacione. Asia, un bacione. Emanuela, un bacione anche a te. La Nutella di Ali Auri, che però si chiama Giorgia, un bacione. E basta. Abbiamo finito. Noi ci vediamo lunedì col prossimo video. Ciao!